Cari amici sportivi, buonasera, buonasera, ben ritrovati, ahimè, all'ultima, quella che di fatto è l'ultima puntata di questa stagione. Dopo 22 partite di stagione regolare abbiamo vissuto insieme il match in casa al Palatrento, la gara 1 dei quarti di finale playoff scudetto, sappiamo tutti com'è andata. Poi pochi giorni dopo, domenica, ieri, c'è stata gara 2 e anche quello sappiamo, anche quel match sappiamo com'è andato. Quindi questa è l'ultima puntata di RTTR Volley, la stagione per la Diatec si conclude qua, però noi giustamente andiamo comunque a rivivere le emozioni dell'ultima partita, quella in quel del Palapanini, tra Casa Modena e Diatec Trentino, gara 2 dei quarti di finale, playoff scudetto. Andiamo a sentire il servizio. La sensazione di affondare, poi il colpo di reni per uscire dalla palude. Infine, di nuovo e stavolta definitiva, la resa di Trento. Al Palapanini i campioni d'Italia in carica dovevano dare tutto e anche di più per farsi perdonare la brutta sconfitta casalinga di gara 1, ma soprattutto per portare la serie alla terza sfida e sperare così di continuare la corsa al tricolore. Non ce l'hanno fatta, ma onore al merito, stavolta ci hanno almeno provato. Il match in Emilia si apre così come si era concluso quello di Trento con lo strapotere dei modenesi. Il 7-2 realizzato dalla Diatec in apertura viene subito ribaltato e Casa Modena si aggiudica la prima frazione 25-18. Nella seconda Trento non pervenuta, 25-20 per i canarini. Poi Serniotti scrolla la sua squadra dentro o fuori, è qui che si decide tutto. Il mister dei trentini cambia la regia, dentro Sintini per Sugio, fuori anche l'inconsistente Ferreira, sostituito da Fedrizzi. Mossa azzeccata, la Diatec vince il set 25-21 e riapre i giochi. I 100 tifosi trentini in mezzo ai 4.500 modenesi si fanno sentire quando nel quarto parziale la squadra domina 24-20. C'è già aria di tie break e negli occhi dei supporter aquilotti la speranza di gara 3, di nuovo in casa sul parterre tricolore. Poi Sokolov si fa murare due volte da Kovacevic, Ngapet si impone al servizio e poi ancora il serbo a rete. Modena pareggia i conti e infine vince 27-25, spazzando via così ogni ambizione trentina. Ora magra consolazione rimane il tabellone per la Challenge Cup, obiettivo quinto posto per mantenere almeno la presenza in Europa nella prossima stagione. Trento se la vedrà con Latina, andata il 6 aprile in casa dei laziali, il ritorno al Palatrento il 13. Queste dunque le ultime emozioni, questi quindi gli ultimi scambi, quelli che avete appena visto, della stagione, di questa stagione targata 2013-2014 per la Trentino Volley. Adesso vogliamo lasciarvi a delle immagini, un mix di immagini e musica senza commento. Il commento giustamente lo farete voi da casa in base alle vostre emozioni, alle vostre sensazioni. Immagini e musica di tutto il campionato, di tutte le emozioni che abbiamo vissuto insieme in quest'annata, targate Supercoppa, le più belle di tutta la stagione, targate campionato, targate Coppa Italia, targate Champions, perché no? E poi, insomma, voi potrete rigodere di queste immagini e poi fare il vostro commento personale. È chiaro che la stagione, qualcuno, io ho sentito, l'ha definita fallimentare, però non sono d'accordo, insomma è stata una stagione che, sapete, è partita in modo rimaneggiato, con una squadra rimaneggiata. Rimane comunque una stagione, a mio modestissimo avviso, che è stata conclusa in maniera superiore alle aspettative. Si è partiti con il botto, con la Supercoppa, insomma qualche soddisfazione sicuramente i ragazzi di Roberto Serniotti se la sono tolta e ve l'hanno anche fatta togliere a voi supporters, che potreste essere comunque contenti di questa stagione se sapeste accontentarvi, perché una Supercoppa è arrivata con una vittoria soprattutto contro Macerata, una cosa non da poco, poi tante altre soddisfazioni sono giunte, una serie di infortuni micidiali hanno falcidiato la squadra e anche
molte delle sue aspettative, molte delle sue possibilità. Non sono degli alibi, ma comunque nel vostro giudizio finale di questa stagione vanno comunque tenute in considerazione. E poi uscire ai playoff 6 di Champions contro una signora squadra, contro quel Belgorod che poi si è laureato campione d'Europa per la terza volta, proprio come solo un'altra società ha saputo fare, ovvero la Trentino Volley, beh, anche quella sicuramente è una soddisfazione. Allora andiamo a rivivere in ordine non per forza cronologico, in ordine sparso, queste emozioni che vengono fuori così dalle immagini. E queste saranno anche le nostre ultime immagini di quest'annata. Grazie davvero, grazie di cuore a tutti quanti, grazie per il vostro affetto, la vostra vicinanza, le vostre parole di elogio nei confronti della trasmissione e nei confronti anche miei. Io ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile anche quest'anno anche questa trasmissione. Ringrazio Valerio Gallorini che comunque ci ha sempre creduto. Vi assicuro che non è stato facile, soprattutto quest'anno, né scontato andare in giro a seguire la Dietetica Trentina, ma noi ci siamo riusciti. Grazie anche alla direttrice Marica Terraneo e poi grazie chiaramente a Franz Segala e grazie alla Trentino Volley che insomma ci hanno sempre messo nelle migliori condizioni di lavorare. Franz Segala è uno dei migliori professionisti che io conosca in questo settore e poi i nostri tecnici e i nostri giornalisti. Ringrazio Giorgio Eccel, ringrazio Michel Placu, ringrazio lo zio Claudio Zancan, ringrazio tutti quanti, ringrazio chiaramente Franco Licitra in cabina regia e poi tutti i tecnici che hanno reso possibile tutti quanti i collegamenti in diretta con la TV nel pallone, con Stefano Frigo, De Laurentiis eccetera. Quindi scusate se dimentico qualcuno, il mio grazie di cuore va comunque a tutti quanti. Per questa puntata, per questa stagione è tutto. RTTR Volley quindi si chiude qui. Un abbraccio e che possiate divertirvi. Non siate tristi perché tanto quest'inverno, quest'estate avremo grande pallavolo. Tra pochissimo avremo la nazionale che giocherà, chissà, una nazionale che potrebbe tingersi ancora di più dei colori della Trentino Volley. Birrarelli Lanza, magari Colaci, chi lo sa. Quindi non ci annoieremo, il volley non ci mancherà durante tutta quest'estate. Mi raccomando, divertitevi. Ciao a tutti.
can trust. If nothing comes to us, we'll